ragazzi, oggi parleremo dell'App Sanzino, drone richiudibile con cam in 4K con gimbal meccanico a tre assi. Con l'ultimo aggiornamento è possibile modificare le impostazioni della cam, impostare anche a 1080 a 60 fps, dotato di motori brushless, sprovvisto di sensore anticollisione che invece ha il Mavic dalla DJI. Purtroppo è sprovvisto della VPU che consentirebbe al drone di rimanere molto più stabile in overhead. Tuttavia, con l'ultimo aggiornamento, la stabilità è migliorata una volta agganciati i satelliti. Ma andiamo a vedere come vola. Ok, come potete vedere il drone rimane veramente molto stabile. È stata migliorata anche la sensibilità degli stick, che prima degli aggiornamenti erano davvero troppo sensibili. Rimane comunque ancora un margine di miglioramento. Ora facciamo una prova destra e vedrete come si comporta il drone. 1, 2. Ora sinistra. Ottimo. E ora vi lascio alle immagini del nostro drone. Bene ragazzi, vi è piaciuto il volo del drone? A me sì tanto, avete visto la stabilità che ha in volo. Non mi rimane che dirvi del telecomando, che le plastiche non mi convincono molto, tuttavia è assemblato molto bene. In descrizione troverete il link di acquisto del drone e dei nostri gruppi Facebook e Telegram. Se volete aiutarci a crescere mettete un fantastico like e iscrivetevi qui nel nostro canale. Buon divertimento e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi! I'm not going to do that.